Proviamo a chiamare allora Proviamo adesso avanti. Giovanni Maria Corti Esatto. del Politecnico di Milano. Esatto. Allora, introduciamo un istante Giovanni, che è un professore appunto del Politecnico di Milano. Il Politecnico di Milano ha un dipartimento appunto di design della moda. Dovrebbe Ciao essere. Giovanni, sono Giustin Bella Vita Viadonna, Ciao. sono qui con Alice e Verusca che ti stanno introducendo. Ciao. Ciao. Ciao Giovanni, stavamo Eccomi. spiegando che appunto insegni al Politecnico e appunto nel Dipartimento di Design e in particolar modo ti occupi di maglieria e di aguglieria. Quindi ti lasciamo la parola per raccontare un po' più in dettaglio cosa fai. Esatto, buonasera a tutte, ciao, vi parlo dal laboratorio strumentale di design della maglieria, dove ci occupiamo di progettazione per l'abbigliamento esclusivamente in maglia. Io mi occupo nello specifico di coordinare questo laboratorio, che parte proprio dall'insegnamento dell'aguglieria per passare poi all'insegnamento sulle macchine artigianali lineari, con poi un focus per quanto riguarda la maglieria industriale e quindi il passaggio sulle macchine industriali. All'interno di questa offerta formativa, che è l'offerta formativa curricolare del corso di laurea di design della moda, ho pensato a questo corso che si chiama DDM Design della Maglieria, appunto, dove sono state coinvolte Alice Twain e Veruska, che appunto si occuperanno del modulo di aguglieria e di uncinetto, e che è previsto che inizi, che parta il 9 febbraio. Ecco Giovanni, questo corso di design della maglieria a chi è diretto? Allora, il corso di design della maglieria è aperto a tutti, nel senso che può essere visto sia come un corso di aggiornamento per chi già conosce delle cose, oppure chi si vuole avvicinare al mondo della maglieria. È ovvio che bisogna capire, bisognerà attrarre il livello, perché è un corso di alta formazione, è un corso di 144 ore, prevede appunto il modulo di aguglieria e di uncinetto e due moduli di maglieria su macchine lineari. Per cui è aperto a tutti, l'obiettivo è quello di creare un'aula che possa effettivamente dialogare con tutti i docenti e che non ci siano troppe discrepanze nella preparazione. Un'ultima domanda, prima abbiamo parlato del corso, di design della maglieria, nel caso qualcuno degli ascoltatori, di chi ci sta seguendo online, fosse interessato, dove può trovare ulteriori informazioni? E magari Assolutamente anche le case editrici, il titolo esatto del tuo libro, ricordiamolo ancora una volta. sì. Allora, per quanto riguarda le informazioni, tutto si trova sul sito di polydesignnet.it ed è il sito del consorzio Polydesign. I libri nello specifico, il libro, quello dell'altro ieri, si chiama Design e Moda. Progetti, corpi, simboli ed è edito da Giunti Editore, e poi c'è un altro libro che è uscito 6 mesi fa che si chiama Design della Maglieria, sempre scritto dal sottoscritto, è più focalizzato per questo settore ed è edito da Lupetti. Perfetto, grazie mille per l'intervento Grazie a e voi. ciao Giovanni, grazie, Grazie, ciao, ciao. ciao, Vi grazie. aspettiamo, ciao ciao. Ciao.